Bentornati ragazzi in questo nuovo video di Diegoob. Oggi abbiamo l'anteprima assoluta dello Structure Deck, Mondo Oscuro. Tornano i mostri, Mondo Oscuro, tornano con nuovi mostri, tornano con anche nuove fusioni. Quindi non vedo l'ora di scoprire insieme a voi cosa troveremo all'interno di questo Structure. Lasciate un mi piace sin da subito e ovviamente ringraziate Konami per questa anteprima. E dunque eccoci finalmente con tra le mani il nuovissimo Structure Deck Mondo Oscuro. Chiaramente ve lo ricorderete per forza. Per forza vi ricorderete di Graffa, di Rainbow, di Silva, di Ceruli, di tutti i mostri Mondo Oscuro che hanno fatto ormai la storia di questo gioco di carte di Yu-Gi-Oh! E oggi finalmente abbiamo il nuovo Structure Deck che, ripeto, arriverà in tutti gli OTS Store a partire dall'1 dicembre qui tra le nostre mani. Ovviamente non vado a guardare la lista, è un'anteprima assoluta, quindi andiamocela a gustare insieme. Chiaramente troviamo il solito playmat di carta che per questa occasione onestamente non userei. E abbiamo ovviamente il nostro deck, il nostro structure deck con già Rainbow, sovrare del mondo oscuro. Che significa sovrare? Andiamo quindi ad aprire questo structure e vedere tutte le carte che sono contenute al suo interno e quali magari ristampe ci riserva questo Structure Deck. Le carte Mondo Oscuro non solo sono famose per ovviamente la loro storia all'interno del gioco di carte, ma anche per la loro meccanica, ovvero di attivare i loro effetti quando vengono mandati al cimitero. E quindi sì, abbiamo subito Rainbow, come vi dicevo prima, il nuovo boss monster di questo archetipo, che arriva qui bello pimpante con una sua nuova forma. Ricorderete ovviamente il Rainbow originale. Abbiamo Marionettistica del Mondo Oscuro, questa carta molto forte per le nuove strategie. Archivi del Mondo Oscuro, pure questa niente male. E lui, eccolo qua, Graffa Sovrano Drago del Mondo Oscuro. Non vedevo l'ora di avere questa carta perché è veramente fantastica anche in altri deck. Per esempio, con il suo effetto possiamo andare a trasformare, tra virgolette, l'effetto di un mostro attivato dal nostro avversario in mi fai scartare una carta e quindi io attivo i miei effetti. Veramente fantastico. Abbiamo inoltre Ascesa Mondo Oscuro, ultima carta ultra rara per questo nuovo archetipo. E poi andiamo con le super. Genta, Uomo del Cancello del Mondo Oscuro, lui fa aggiungere i portali. Abbiamo Parl, Eremita del Mondo Oscuro. E andiamo anche con Punizione del Mondo Oscuro, una bella controtrappola pure questa, niente male e assolutamente da non sottovalutare. Queste erano le carte foil, le andremo a rivedere dopo, però adesso gustiamoci il restante dello Structure Deck. Abbiamo Rainbow, Signore del Mondo Oscuro, ovviamente la versione normale di Rainbow. Lucent, buona reprint, era monoprint. Lacinium, Esarca del Mondo Oscuro. Abbiamo Gold, abbiamo Silva, forte, Bron, tutti i mostri Mondo Oscuro, Beige e anche Bro. Abbiamo Scar, Kaki, Gren, Ceruli, Ezur, guarda che belli i gialloni, Range. E subito andiamo con le reprint importanti, attenzione, pericolo Bigfoot. Bigfoot Common, e fa strano vederlo Common. Uccello di Tuono, Uomo Falena, Tsuchinoko e basta. Tsuchinoko Common è veramente strano da vederlo. Lilith, il favoloso corvo, Reassoluto Backjack, ottimo, soprattutto anche per altri deck. Affari del Mondo Oscuro, questa carta era una leggenda ai miei tempi. Ai miei tempi. Carica in un mondo oscuro. Cancello del Mondo Oscuro, Fulmine del Mondo Oscuro, Trascinato nella Tomba, ok, Distruggi Carte, chiaramente, Le Forze dell'Oscurità, Lavaggio del Cervello Mondo Oscuro, Smog Oscuro, Scontro Mentale, ok, Virus Devasta Deck, buona reprint anche questa, Dinomiscus, ottima anche Dinomiscus, Risucchiabilità, ristampata comune. E infine abbiamo Graffa, Signore Drago del Mondo Oscuro. Perché sono messe... Ah, infine.
Snow, Tenebra del Mondo Oscuro, i portali del Mondo Oscuro e anche le carte pubblicitarie. Rispetto ad altri structure deck che abbiamo visto di recente, è sicuramente uno structure più incentrato sull'archetipo piuttosto che sull'andare a riproporvi carte e ristamparle. Ci sono le, ovviamente, carte importanti, per esempio i Danger, queste sono buone ristampe, però come vi dicevo lo structure è tutto dedicato a Dark World, a Mondo Oscuro. Vi faccio rivedere le carte: qua abbiamo Range e Zur, che sono quelli un pochettino più marginali. Abbiamo Ceruli, ottimo per la combo che ovviamente vede Silva come suo principale mostro, poiché lui riesce a andare a rimischiare due carte in mano dell'avversario nel deck, a sua scelta chiaramente. Abbiamo Gren, Kaki, Scar, che sono un po' quelli minori, tra virgolette. Bro e Beige sicuramente sono molto forti. Bron, così così. Gold, Latinum. Lucent è carino come mostro. Abbiamo anche Graffa e Snow, che sono mostri abbastanza importanti per questo archetipo. E infine, i portali del Mondo Oscuro, che è onestamente la carta principale del deck. Il motore su cui si erge tutto ciò, qualche trappolina molto carina e soprattutto le magie che sono carine, o almeno erano carine al tempo, ma forse attualmente non so se le giocherei, detto proprio parlando competitivamente. For fun è un altro discorso. Le ristampe, come vi dicevo, sono abbastanza anche qui appetitose. Abbiamo vari mostri pericolo, Tsuchinoko soprattutto era una carta bella costosa. Abbiamo il Virus Devasta deck, che si può ancora giocare in diverse strategie. Dinomiscus, anche questa è molto buona. E Risucchiabilità, che è stata ristampata proprio così, al bacio, comune. Oltre a questo abbiamo anche Backjack, abbiamo Corvo e Lilith, che possiamo anche soprassedere. Scontro mentale, distruggi carte, trascinato nella tomba. Tra queste penso che la migliore attualmente sia Trascinato nella tomba. Potrebbe essere veramente una carta carina da giocare anche nel momento attuale. Parlando delle carte nuove, andiamoci a leggere Punizione del Mondo Oscuro. Quando uno o più mostri stanno per essere evocati normalmente o specialmente, puoi annullare l'evocazione e se lo fai, distruggi quei mostri. Poi scarta un mostro demone. Se uno o più mostri Mondo Oscuro che controlli stanno per essere distrutti in battaglia dell'effetto di una carta dell'avversario, puoi invece bandire questa carta dal cimitero. Quindi è una carta che nega evocazioni, ti fa scartare mostri, quindi ti attiva gli effetti di quei mostri che vengono scartati, ovviamente Mondo Oscuro, e quando un mostro Mondo Oscuro sta per venire distrutto, semplicemente la banni dal cimitero e lo salvi, quindi è una carta molto 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 buona. Tra questi mi ricordo che Gente invece diceva che si può venire scartato al cimitero per aggiungere i portali del Mondo Oscuro, quindi questa è una carta che sicuramente volete giocare in tre copie all'interno di un deck Mondo Oscuro, ovviamente. E andiamoci a leggere L'Ascesa del Mondo Oscuro, perché questa non me la ricordo proprio, ma l'artwork è veramente una figata. Se non sbaglio però era la magia che fondeva. Durante la main phase evoca tramite fusione un mostro, fusione, demone dal tuo extra deck, bandendo i materiali menzionati su di esso dal tuo terreno o cimitero. Se stai evocando tramite fusione un mostro Mondo Oscuro in questo modo, puoi anche scartare mostri come materiale. Durante la tua main phase, se questa carta è nel tuo cimitero, puoi aggiungere questa carta alla tua mano, puoi scartare un mostro Mondo Oscuro. Sì, è una magia che ti fa fare fusione demone in realtà in maniera generica, ma ovviamente ha anche effetti aggiuntivi quando usiamo mostri Mondo Oscuro. Il fatto di potersela riaggiungere dal cimitero scartando poi un mostro Mondo Oscuro è veramente forte. Infine leggerei Graffa, anche perché non vorrei rubarvi troppo tempo, ma Graffa, come vi dicevo, è una carta che aspettavo. Per evocarlo dobbiamo usare Graffa, Signore Drago del Mondo Oscuro, più un mostro oscurità generico. Ciò sta a significare che in altre strategie potreste usare il Re delle Paludi anche per evocarlo. Quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro o una carta magia o trappola normale, mentre tu hai una o più carte nella tua mano, con effetto rapido, puoi attivare questo effetto. L'effetto attivato diventa il tuo avversario scarta una carta. Quindi, come vi dicevo, se per esempio l'avversario ci usa questa Ascesa del Mondo Oscuro,
noi attiviamo l'effetto di grafa, l'effetto di ascesa del mondo oscuro diventa invece l'avversario scarta una carta, quindi noi scarteremo una carta. Se questa carta evocata tramite fusione sotto il controllo del suo proprietario lascia il terreno per vedere una carta dell'avversario, puoi evocare specialmente uno dei tuoi grafa, signore drago del mondo oscuro, che sono banditi o nel cimitero. Poi ogni giocatore scarta una carta dalla sua mano, anche questo effetto non è per niente male. Dunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questo structure deck mondo oscuro che abbiamo aperto quest'oggi. Devo dire la verità, non è per niente un brutto structure deck per ovviamente i fan di mondo oscuro, e sicuramente vi divertirete un sacco, anche perché questo deck può essere parecchio competitivo se costruito nella maniera giusta. Qui da Diego per oggi è tutto e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Ciao ragazzi!